dobbiamo mobilitarci e ho invitato i presidenti delle regioni del sud e i presidenti delle regioni guidate dal Partito Democratico a chiedere con urgenza una convocazione della conferenza Stato-Regioni che il ministro Calderoli ha volutamente scavalcato facendo una forzatura grave, perché quando si dice che i livelli uniformi di prestazioni che trattano i diritti fondamentali delle persone nell'accesso alla salute, alla scuola, ai trasporti possono essere fissati attraverso un DPCM, io non so in che paese vivano. È una forzatura che vuole dividere ulteriormente il paese, che oggi è stata portata nel Consiglio dei Ministri soltanto perché Giorgia Meloni ha deciso di dare una sberla al sud per fare gli interessi elettorali della Lega in un momento in cui si sta per votare in Lombardia. Noi crediamo che non ci sia riscatto per il paese senza il riscatto del sud, quindi chiediamo una forte mobilitazione trasversale nel paese e in Parlamento per fermare questo pericoloso disegno di legge che vuole fotografare e perpetrare per sempre le diseguaglianze territoriali che il sud ha già pagato abbastanza.